Benvenuti a tutti, siamo con Alberto Cirio, candidato alla presidenza della Regione Piemonte. Piccola premessa, io di solito adotto la tattica un pochettino ipocrita di dare del lei all'intervistato, anche se lo conosco bene nella vita normale, gli do del tu. In questo caso specifico con Alberto Cirio mi viene veramente difficile perché lo conosco dai tempi della prima candidatura al Consiglio Comunale di Alba e quindi... Ecco perché c'è questo tono diciamo più colloquiale, più amichevole. Alberto Cirio, quando è stata ufficializzata la tua candidatura per il centrodestra, dopo un po' di traversie, la prima affermazione che pronunciasti fu quella: adesso mettiamo le scarpe da ginnastica e iniziamo a correre. È stata una gara, una corsa diciamo piuttosto lunga e credo anche faticosa. È quasi ora di toglierle queste scarpe. Cosa dici al termine di questa campagna elettorale? Beh, innanzitutto grazie, ciao a tutti, e grazie di questa opportunità, e grazie di darmi del tu, a testimonianza comunque di una reciproca amicizia nel rispetto dei ruoli di ciascuno, evidentemente, però che mi ha visto impegnato in questa città ad Alba dal 1995. Era il 4 maggio del 1995, io avevo 22 anni e venivo nominato dall'allora sindaco di Alba Enzo De Maria come vice sindaco della mia città. Da allora sono passato tanto tempo e come sono passati 2 mesi circa dalla mia investitura alla presidenza della regione, ho messo le scarpe da ginnastica perché pensate che ho fatto 16.000 chilometri e sono tanti, soltanto, sì, però se pensate che ne ho fatti 200.000 in 5 anni da parlamentare europeo, credo che siano terra luna, esatto, credo che siano un numero considerevole, importante. Però è come interpreto io la politica si fa stando tra la gente, stando tra le persone. Le scarpe da ginnastica le ho messe, ho corso, spero di non toglierle perché vorrebbe dire che da lunedì posso continuare a correre, perché se i piemontesi vorranno darmi la loro fiducia, allora sì che da lunedì si inizierà a correre. Il tema portante, sono tanti gli argomenti perché la regione ha competenze molto ampie e chi la gestisce ha anche una responsabilità importante nei confronti della popolazione della sua regione. Quindi i temi affrontati sono tanti. Dovessi fare una scaletta sugli argomenti principali su cui hai fatto la campagna e di conseguenza prendi anche poi gli impegni con gli elettori. Ma allora, innanzitutto la gente ci chiede lavoro. Lavoro, lavoro, lavoro è la parola d'ordine che io sento non soltanto in città, perché io ho fatto una campagna elettorale in cui evidentemente per ragioni di mia provenienza geografica ho dovuto concentrarmi laddove mi conoscevano meno e quindi sulla città di Torino, ma comunque in tutto il Piemonte la richiesta di lavoro e di occupazione è una richiesta che io ho sentito pressantissima, insieme a quella della sicurezza e quella della salute. Sono le 3 richieste principali che mi hanno fatto i piemontesi. Su ciascuna di queste 3 io garantisco non solo il mio impegno, ma garantisco un programma molto serio che noi come centrodestra abbiamo adottato, ed è un programma che parte dal presupposto che per creare lavoro bisogna sostenere le aziende. Io sono contrario a tutte quelle ipotesi che non prevedono un sostegno alle aziende, ma prevedono invece una forma assistenziale nei confronti di chi non lavora. Chi non lavora non ha, secondo me, bisogno dello stipendio, ha bisogno di un lavoro, perché è il lavoro che dà la dignità e non è lo stipendio a fine mese. Per fare questo noi abbiamo un programma chiaro di attirare gli investimenti nel nostro Piemonte, un Piemonte che oggi purtroppo è malato, perché è un Piemonte che ci viene consegnato da Chiamparino dal centro-sinistra con la maglia nera dell'ultima regione del nord Italia in termini di crescita e la prima in termini di disoccupazione. Abbiamo una disoccupazione giovanile che arriva al 30%, superiore al 10% di quella della Lombardia. Ecco, questo è il segnale di come questa sia una regione che è stata governata non tenendo conto della necessità di prendere per mano le aziende, i lavoratori, i sindaci di questo Piemonte per portarli fuori dalla crisi, così come invece ha fatto Lombardia, Veneto e Emilia, che da una parte con l'autonomia, dall'altra parte con i fondi europei hanno trovato comunque le risorse per uscire dalla crisi e dal cono d'ombra in cui invece purtroppo oggi il Piemonte è ancora. Torniamo magari sugli altri 2 argomenti dei 3 che hai citato, però autonomia e utilizzo ottimale dei fondi comunitari sono proprio, mi pare, gli elementi base su cui e perché inizio sempre, parliamo sempre di inizio campagna elettorale, quello che disse Alberto Cirio fu: va bene fare le promesse, ma per serietà bisogna dire anche come
conti di concretizzarle. Ma il dato è questo, allora, noi dobbiamo fotografare il Piemonte di oggi, che è quello che vi ho detto, ultima come produzione, prima come disoccupazione, delle regioni del nord Italia, e dire come fare a uscire da questo cono d'ombra, da questa crisi. Dal momento che per fare politiche regionali ci vogliono i soldi, perché altrimenti raccontiamo la filosofia ma non raccontiamo cose concrete, noi abbiamo le idee chiare su quello che bisogna fare, ma abbiamo anche le idee chiare su dove prendere i soldi. I soldi non si possono prendere nelle casse della regione. La regione Piemonte, noi piemontesi, che sia chiaro a tutti, paghiamo ogni anno di mutuo, quindi per rientrare del debito accumulato nei 30-40 anni precedenti, noi paghiamo 400 milioni di euro all'anno. Per cui il presidente che fa il presidente della regione, quando si sveglia il primo gennaio di ogni anno, ha uno zaino sulle spalle di 400 milioni, un macigno di 400 milioni. E visto che io vengo dalla campagna, mi hanno insegnato che i debiti si pagano, noi quelli dobbiamo pagarli. Dovendo pagare quelli, le risorse regionali non ci sono. Non essendoci risorse regionali, dobbiamo trovarle altrove. Le strade quali sono? Autonomia e fondi europei. Autonomia vuol dire che oggi i paesi a noi vicini, le regioni a noi vicine, Lombardia, Veneto e Emilia, sono riuscite a ricontrattare il loro prezzo di stare in Italia. Vuol dire che la Costituzione ti dà la possibilità di sederti a Roma e dire: queste sono le competenze che io voglio vengano gestite di nuovo dalla mia regione e voglio i soldi per poterlo fare. Hanno fatto il referendum, hanno trattato l'autonomia e sono partiti. Il Piemonte cosa ha fatto? Nulla. È stato fermo, ha fatto un ordine del giorno, adesso stanno facendo alcune verifiche, ma di fatto non è partita l'autonomia regionale. E noi paghiamo a Roma, che sia chiaro a tutti, come piemontesi, ogni anno 10 miliardi di euro in più di quelli che riceviamo. Ogni anno lo Stato spende per un piemontese 3.000 euro all'anno. E per un valdostano ne spende 9.000 e per uno del Trentino Alto Adige ne spende 10.000. Oggi questo divario non è più sostenibile, il Piemonte non ce la fa più. Chiamparino e la sinistra non hanno voluto l'autonomia perché dicevano che veniva meno la solidarietà con le regioni italiane più povere. Ma questo è un errore di valutazione profondo, perché il Piemonte, per essere in grado di essere solidale e di aiutare gli altri, deve stare bene. Io la solidarietà la faccio quando sto bene, ma se io mi ammalo ho bisogno che me la facciano a me. E oggi il Piemonte si sta ammalando, e quindi noi il giorno dopo le elezioni, se vinceremo, andremo a Roma a ricontrattare l'autonomia del Piemonte, a ricontrattare questi 10 miliardi di euro, a ricontrattare di tenerci i soldi a casa nostra per fare e perseguire le materie che ci servono. Parallelamente, questo è il primo canale di finanziamento, il secondo sono i fondi europei. Io arrivo da Bruxelles, sono 5 anni che faccio il parlamentare europeo a Bruxelles, ho conosciuto i fondi, ho conosciuto i programmi, ho conosciuto le persone, ho messo insieme una rete anche di contatti personali con le direzioni, con le commissioni che voglio mettere a servizio del mio Piemonte, perché noi siamo una regione che spende poco e male, in senso lenta, i fondi europei che le danno da spendere. Voi pensate solo questo dato: ogni 7 anni ci danno dei fondi per lo sviluppo della nostra regione. C'è un fondo che si chiama Fondo dello Sviluppo Regionale, vale 1 miliardo di euro, dobbiamo rendicontarlo e spenderlo entro il 2021. A oggi la Giunta Chiamparino, ha speso di questo fondo il 21% dei soldi che aveva a disposizione. Questo è un dato che ti fa rabbrividire. La Baviera l'ha già speso tutti, Ronalpa ha già speso tutto, noi il 21%. E fa rabbrividire, perché magari quei soldi lì erano quelli che salvavano il posto di lavoro a nostro figlio, salvavano un'azienda, salvavano un posto letto in ospedale, salvavano una fermata del bus, salvavano una linea ferroviaria. Questo non è stato fatto. E allora noi saremo una regione diversa, che spende i soldi bene e in fretta, così come fanno le altre regioni d'Europa, ma soprattutto che se li va a cercare a Bruxelles i soldi. Perché così facendo noi rientriamo in quel meccanismo per cui ogni 7 anni restituiamo a Bruxelles, sentite bene, 2 miliardi e mezzo di euro perché non siamo riusciti a spenderli. E non abbiamo i soldi per asfaltare una strada provinciale in Piemonte. Allora questa situazione cambierà, perché l'esperienza mia di Bruxelles servirà in questa direzione a garantirci questo canale diretto col presidente Tajani, con la Commissione europea, e dall'altra parte grazie alla presenza della Lega all'interno della mia maggioranza, perché con la Lega noi ci siederemo immediatamente a giugno al governo nazionale per dire: questa è l'autonomia che il Piemonte vuole, perché il Piemonte vuole essere in un certo senso padrone a casa sua nel decidere, ma anche nel gestire i soldi pagati dai piemontesi. Oltretutto, una migliore gestione e un arrivo di fondi consistenti all'Unione Europea forse aiuterebbero anche per l'opinione pubblica a cambiare l'idea di Europa matrigna che abbiamo, no? Come,
Abbiamo lasciato in sospeso due argomenti, salute e sicurezza, ci sarebbe anche l'argomento strade e lo scibile umano, praticamente, questa cosa. Però cerchiamo di sia pure sintetizzando il più possibile, di affrontare questi due argomenti. Strade vuol dire a Sticuneo, segnalo. A Sticuneo io sono tra quelli fiduciosi che entro l'estate i cantieri partono, perché da Bruxelles io ho seguito tutti e tre i ministri, prima Lupi, poi Del Rio e poi Toninelli, che tutti e tre hanno presentato a Bruxelles una ricetta diversa per finanziare la Sticuneo. La sostanza non è mai cambiata un granché. Nell'estate i cantieri partiranno perché non è necessario, l'ho verificato io personalmente col presidente Tajani, non è necessario un'autorizzazione preventiva da parte di Bruxelles per utilizzare il nuovo meccanismo di finanziamento della Sticuneo, una roba un po' complessa, ma che comunque ci permetterà di partire. Quindi la Sticuneo la facciamo partire perché è fondamentale, ma io vi garantisco che nel mio mandato la Sticuneo la percorreremo, come andremo in quell'ospedale che c'è lì dietro, quello lì, alla cima di quella collina. La sede, dietro. Per chi non sa, la sede di Idea è a pochi metri, poche centinaia di metri dal nuovo ospedale di Verduno. Correggo, dal cantiere dell'ospedale di Verduno, perché sono 15 anni che c'è un cantiere, ci hanno promesso un ospedale unico, noi come Albesi facciamo un sacrificio, e anche come Braidesi, no all'ospedale sotto casa per un efficiente, moderno, unico tra le due città. 15 anni che il cantiere li fermo. Questo è l'efficienza di questa regione. Un palazzo della regione, un grattacielo della regione che parte insieme a quello della San Paolo, il privato lo fa, è finito, bello, luminescente, utilizzabile, quello della regione fermo, non è finito. Cantiere Verduno, cantiere dell'ospedale di Nizza Monferrato, fermo da 5 anni, 43 milioni di euro spesi. Ma come si fa a far programmazione così? La programmazione si deve fare quando usi i soldi degli altri, ancora con più attenzione che quando usi i tuoi. Se noi nella vita abbiamo la fortuna di poterci fare una casa o una qualcosa di simile, prima di partire vediamo il terreno, se c'è l'acqua, se non c'è l'acqua, come funziona, quanto spendiamo, quanto calcestruzzo, quanti tetti, tutto, perché dobbiamo essere sicuri che i soldi ci bastano. Quando i soldi sono dei cittadini, partiamo a fare i cantieri, devono durare 10, durano 15, devi spendere 300, ne spendi 400, tanto i soldi sono degli altri. Ecco, questa cosa finirà perché il buon senso noi lo porteremo anche all'interno della regione Piemonte. Rapidissimo, sicurezza. Sicurezza vuol dire innanzitutto legalità. Noi siamo per una regione solidale, ma solidarietà a casa mia fa rima solo con legalità. Le competenze del Piemonte e della regione sulla sicurezza sono limitate, ma sono importanti, perché noi rivaluteremo e rilanceremo l'assessorato alla polizia locale, i civic, quelli che chiamiamo noi, i vigili, che però devono essere messi nelle condizioni di poter operare. Un sostegno a tutti i vigili del Piemonte, perché guardate, noi abbiamo da considerare che quando un criminale o malintenzionato si trova davanti a una divisa, non è che la sua reazione cambia se ha la divisa di un carabiniere, di un poliziotto o di un vigile, la sua reazione è uguale. Quindi dobbiamo mettere i vigili nelle condizioni di poter fare operativamente il loro lavoro, di poter essere dotati di tutte le strumentazioni necessarie, che sono fondamentali per l'esercizio della loro attività. E poi la regione può fare in termini di prevenzione un finanziamento per dotare di telecamere tutte le zone maggiormente sensibili delle nostre città, cittadine e paesi del Piemonte è fondamentale. Siamo arrivati al termine di questa intervista, ringrazio Alberto Cirio, candidato alla presidenza della Regione Piemonte. Ricordo che si vota dalle 7 alle 23 di domenica, l'esito dei risultati dello scrutinio per l'Europeo lo avremo dalle 14 di lunedì. Bocca al lupo. Grazie, e concludo con una speranza. Io chiedo ai piemontesi di scegliere la nostra coalizione guardando avanti. Quello che i 5 Stelle sono in grado di dare al Piemonte lo stanno dimostrando a Torino. Quello che Chiamparino, il centro-sinistra, è stato in grado di dare a Torino e al Piemonte lo hanno dimostrato negli ultimi 15-20 anni. Noi siamo una proposta nuova, un'aria fresca, energia nuova e soprattutto un'altra velocità per il Piemonte.